Per le annualità che vanno dal 2018 al 2023, il Comune di Chieti riceverà un importo di 750.000 euro quale compensazione per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla capitale e lavorati nell'impianto TMB della discarica Chietina di Contrada Casoni. L'annuncio dell'indennizzo è stato comunicato alla stampa nel corso di una conferenza in cui l'assessore comunale all'ambiente e alla transizione ecologica, Chiara Zappalorto, ha fornito i dettagli insieme al dirigente di competenza, Andrea Lannutti. Sono dei fondi frutto di un accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, che oggi la Regione Abruzzo ci riconosce dal 2018 al 2023, quindi sono circa 750.000 euro. Sono compensazioni ambientali tecnicamente dette, hanno delle finalità ben precise stabilite anche dalla delibera, dalle norme, e sono fondi che noi ovviamente investiremo sulla qualità ambientale della città, quindi bonifica dei siti, verificheremo passo dopo passo insieme alla Regione tutto una serie di interventi che abbiamo in mente, anche i fossi della città, e con un occhio in più anche sulla zona appunto del TMB, che è il luogo Via Per Popoli, che è il luogo che in questi anni ha subito, diciamo, la maggiore pressione veicolare e anche da un punto di vista proprio della qualità della vita. Cercheremo di capire anche lì come intervenire per migliorare la vivibilità di quei luoghi. Ovviamente attendiamo anche i fondi del 2024, perché l'accordo è ancora esistente, quindi poi man mano anche quei fondi saranno utilizzati per gli interventi e la qualità ambientale della città. Dopo essere giunta a saturazione, la discarica Casoni è stata chiusa a novembre del 2023, ma nel sito di Via Per Popoli è rimasto operativo l'impianto TMB per il trattamento del secco residuo, di cui usufruisce appunto il Comune di Roma. I fondi stanziati in favore del Comune di Chieti continueranno dunque a essere erogati fino a quando rimarrà in vigore l'accordo per il trattamento dei rifiuti della capitale. Il sindaco Diego Ferrara ha spiegato che l'importo sarà utilizzato per finanziare progetti ambientali. I fondi devono essere vincolati ad un risanamento ambientale, e sotto questo punto di vista studieremo la possibilità di utilizzarli per alleviare le criticità e i disagi degli abitanti di Via Per Popoli. Abbiamo delle scarpate alle pendici della città che vanno sicuramente bonificate e vanno pulite. Abbiamo la possibilità anche di ripulire e riportare alle condizioni originarie il Parco Maiella alla fine di Via Baroncini, percorso che intercorre dalla Civitella fino a via Maiella. Insomma, abbiamo tanti progetti per ridare decoro alla collina della nostra città.